Abbiamo affrontato mille cose, terremoti, alluvioni, la mareggiata di 2 anni fa. Pensi di essere pronto per l'esperienza che hai avuto, mentre in questa situazione era tutto surreale, davvero tutto terrorizzante. Quindi quando suona il telefono e ti dicono che è un presunto contagiato, perché non hai mai la certezza, ma devi essere preparato, ti vesti in 7 minuti, perché hai esattamente 7 minuti per prepararti, per controllare mille volte che tutto sia protetto, che tutto sia sistemato, tutto in ordine, per non contagiare te e non contagiare gli altri. Beh, le sensazioni sono state tante e sono state forti. Qual è stata la mia preoccupazione più forte? È stato quello di dover dotare e garantire sia ai dipendenti che ai volontari i cosiddetti DP, che ci garantiscono la nostra incolumità. A volte non riuscivo neanche a dormire. Protezione civile, restate a casa. La cittadinanza è invitata a rimanere a casa per evitare il contagio. Da subito abbiamo iniziato a cercare i dispositivi, quindi le mascherine, che avevano prezzi astronomici, soprattutto all'inizio, perché erano introvabili. I camici, i kit completi di protezione individuale. In sede attualmente operano una quarantina di volontari e mi preme dire oltretutto che questi 40 volontari nessuno ha mai deciso nel momento di questa pandemia, di questa crisi profonda, di abbandonare il campo di battaglia. Generalmente noi ci troviamo intorno alle 6, poi pian piano iniziamo a preparare la cena come fossimo una famiglia, dunque si ride e si scherza sempre con l'orecchio teso al telefono se suona. Prima di andare a dormire si dividono i ruoli. Quando suona il telefono c'è sempre agitazione perché comunque sai che vai. Si parla con se stessi in quel momento fino a che non arrivi al target, dopodiché insomma ti... Piccolo, che siamo semplici persone, facciamo la differenza. Quando vai a casa e sai che hai fatto il tuo, è una cosa impagabile. Sei bardato da capo a piedi, sei completamente ricoperto e l'unico modo di comunicare con i pazienti sono gli occhi, perché non puoi abbracciarli, non puoi toccarli. Vedere una moglie a cui porti via il marito, perché comunque devi portarlo in ospedale e non può accompagnarlo, questo ti fa male. Quando si ritorna ci si apre, ci si confida le proprie paure, le proprie sensazioni. Mi piace poi fermarsi e analizzare se ci sono stati piccoli errori, tra virgolette, e ovviamente migliorarsi. Dove mi agito tantissimo è quando senti ovviamente la parola bambino. Quello che veramente sto cercando di dirti è che mondo, ma sei tu che hai dato questo virus? Se sì, allora ti dico di farlo smettere, perché tu, mondo, sei la nostra vita. Sono padre di un bimbo di quasi 4 anni. Lui sa benissimo che papà, prima di prenderlo in braccio e di giocarci, deve togliersi la divisa, metterla in un posto della casa specifico, lavarsi soprattutto molto bene le mani. Per 2 mesi io non ho visto le mie nipoti. Sono rimasta a casa da sola, in isolamento, proprio per evitare di infettare qualcuno della mia famiglia.
tante persone avevano bisogno economico. E quindi abbiamo aperto pian piano, iniziando prima da un supermercato, poi due, su tutti i supermercati la spesa sospesa. Chi vuol fare la spesa lascia nel carrello un qualsiasi alimento e noi distribuiamo tramite Pane Nostro. E noi servivamo normalmente un certo tipo di famiglia, siamo arrivati al doppio. C'è stato un episodio che ho detto non mi ringrazi più. Altro problema che abbiamo risolto in questo momento è stato il pronto farmaco. Persone anziane che non potevano uscire di casa, persone disabili. Si va nelle farmacie e si recapita nella propria abitazione dell'utente e le richieste, devo dire, che sono state centinaia e centinaia. La sede rimane sempre aperta, perché? Perché noi abbiamo il telesoccorso, qualcosa collegato, basta schiacciarlo, non c'è bisogno di dover tirare sul telefono. A volte magari cadono per terra perché sono svenute, allora bisogna prendere, che noi abbiamo le chiavi, e andare a vedere come sta. Se uno ti chiede perché lo fai, è la domanda che tante volte ci viene fatto, no? La voglia di dare qualcosa a qualcun altro, di aiutare quelle persone che hanno bisogno. Ti arricchisce tantissimo, diventi una persona anche più forte. Ed è un percorso di vita che mi piace e lo rifarei sempre. Se devo richiudere in una parola la Croce Rossa, per me è solo esclusivamente famiglia.